per questa bella iniziativa. Un'iniziativa che secondo me deve aprire la strada ad una serie di iniziative sempre più grandi e sempre più partecipate. Io credo che abbiano assolutamente ragione le compagne e i compagni che mi hanno preceduto quando dicono che abbiamo la necessità di ampliare e di tornare in piazza al più presto. Perché non è possibile che questa situazione, che è grave, e siamo assolutamente tutte e tutti convinti che sia grave, si permetta però di distogliere l'attenzione da quella che è la strage che avviene nel Mediterraneo. La strage, una strage che ha un nome e un cognome, una strage che ha dei responsabili, una strage che viene alimentata anche dal governo attuale, perché io mi dico, nel momento in cui quello che doveva essere il governo del cambiamento rinnova gli accordi criminali con la Libia e approfitta di una situazione come questa per chiudere i porti, è un governo esattamente come quello che lo ha preceduto. È un governo che tende a criminalizzare chi porta a spasso il cane nel parco sotto casa, riapre le fabbriche senza alcun indugio, mettendo le persone, le lavoratrici e i lavoratori a rischio, e tenta di strumentalizzare la situazione per fare quello che era il sogno di Salvini, cioè la chiusura dei porti. Questa è una cosa che assolutamente dobbiamo ricordarci. E Como senza frontiere, Milano senza frontiere, le città senza frontiere hanno il dovere politico, etico e la missione di fare sì che la memoria delle persone che stanno subendo la strage all'interno del Mediterraneo e che muoiono tentando di cercare una vita dignitosa in un altro paese, non venga meno e soprattutto che chi è già qua abbia la possibilità di accesso a quelli che sono i diritti costituzionali, come il Servizio Sanitario Nazionale, come la possibilità di iscriversi all'anagrafe. E per questo io credo che, ne parlavo ieri sera anche in un'altra riunione, io credo che noi abbiamo il dovere politico di spingere verso l'applicazione di una sanatoria vera, di una sanatoria che vada nella direzione della regolarizzazione di tutte e di tutti, con appunto la possibilità di accesso al sistema sanitario nazionale e a quella che è la richiesta di iscrizione all'anagrafe, e la conseguente possibilità di ricerca di impiego, perché tutte e tutti sappiamo che nel momento in cui noi non siamo iscritti all'anagrafe non abbiamo la possibilità nemmeno di avere i documenti e quindi di cercare un lavoro e quindi di entrare in quello che è il circuito della cosiddetta accoglienza legale. Io non voglio credere, non voglio pensare che un paese che si dice civile dia una regolarizzazione a tempo determinato per raccogliere i pomodori che finiscono sulle nostre tavole. Io ho questa cosa e credo che tutte e tutti noi combatteremo per questa cosa. Detto questo, io ringrazio ancora le due reti che hanno organizzato questa bella marcia e mi auguro che la prossima possa essere fisica e possa vederci tutte e tutti baciare insieme, magari lo stesso giorno, magari organizzando, come si diceva poco fa, un'iniziativa che veda tutte le città senza frontiere in piazza nella propria città lo stesso giorno, con le mascherine, con il distanziamento sociale, con tutte quelle necessità che ci sono, però facciamo sentire la nostra voce, facciamo sentire che ci siamo e che questa strage non può e non deve esistere e va fermata. Grazie a tutte e a tutti. Buona serata. Grazie.